La proposta fatta dalla collega Ramani è stata una proposta condivisa in pieno dal gruppo UDC e l'ordine del giorno. Uno per la serie di motivi che lui citava e che chiariva perché avevamo chiesto il rinvio, ma anche perché, vedete, io capisco, ed è chiaro, ci sono delle posizioni tra la maggioranza e la minoranza, e ognuno gioca il ruolo che deve giocare, però noi dobbiamo parlare del bilancio di previsione. Noi sappiamo che cos'è il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è quello che dovremo prevedere tutte le azioni politiche da fare su questa città, tutti i vari interventi, come utilizzare le risorse pubbliche su questo. Però al di là di quello che l'assessore Chiodice ha presentato e ha voluto sottolineare, e bene ha fatto, che c'è un momento di difficoltà di questo bilancio, perché c'è bisogno di un emendamento per fare in modo che quel bilancio venga approvato, significa che non possiamo stamattina votare l'atto. Ma io, mi scuserete la mia franchezza, la mia sincerità, infatti ho detto ieri, ritengo che bisogna essere sempre onesti in quest'aula nei confronti dei colleghi dei cittadini. Vedete, questa amministrazione, questo è il terzo bilancio che dovrebbe approvare. Il primo era quello fatto dai commissari e purtroppo no, un bilancio di previsione già fatto che dovremmo votare per domenica con tutte le difficoltà. Quello del 2009 siamo stati nella storia nazionale, in mezz'ora abbiamo approvato un bilancio, in mezz'ora, mai verificato nella storia d'Italia. Cadore e mezzo per l'Italia. Oggi c'è un bilancio che volete sapere da parte di un bilancio che cosa ha prodotto, non c'è stata la partecipazione della politica su questo bilancio. Non c'è stata la partecipazione della politica. Noi abbiamo l'esigenza di rinviare questo bilancio per due giorni. Uno, per questo bilancio non è tutto della politica, perché ci sono anche delle organizzazioni dei servizi che per quanto ci riguarda siamo conti che non dobbiamo mai utilizzare i servizi di questo comune. Signore Friano, sta andando sul bilancio, non siamo mai. Perché abbiamo chiesto il rinvio. Secondo, perché la politica non ha messo la tua parte su questo, e terzo perché non abbiamo i gestori. Allora vedete, noi per portare gli emendamenti, perché a me mi lo già per luglio, scusate la mia franchezza, scusate, ma perché ti ho accesso di punti? E sono scaduto, se ricordo bene, 45, 15, in sei mani sono scaduto. Non abbiamo speso l'ultimo metro, cioè quando ero già scaduto il punto di punti. E in un blitz fatto da qualcuno della maggioranza, ma da qualcuno dell'opposizione, hanno votato dei rettori contro di un altro numero che ieri fortunatamente l'abbiamo annullato. Ma è mai possibile che noi questo bilancio lo dovremmo votare così come è stato presentato? Però dico che però non facciamo gli emendamenti, andiamo a modificare questo bilancio, ma nelle parti politiche vere, dove c'è l'esigenza della città e dei cittadini e dell'Emilia, per questo secondo il bilancio non dovremmo mai approvare. Allora in virtù di questo, per cercare ancora una volta di salvare e di fare in modo che questa amministrazione continui ad andare avanti con delle scelte politiche precise, con la maggioranza che ha sempre sostenuto e che ha chiesto i consensi alla città per questo tipo, che per noi riteniamo che deve essere rinviato questo bilancio per questa ordine del giorno, e poi farci un ragionamento a 360 gradi
sulle scelte politiche che deve prevedere il bilancio di previsione e per poi approvare immediatamente i revisori dei conti che devono apportare subito i pareri sulle politiche che devono apportare. Ecco perché la proposta del gruppo dell'UDC propone che dobbiamo rinviare. E allora chi si sente oggi la responsabilità che sta in mercato e che è convinto che ha una responsabilità qua per fare l'interesse non dei singoli ma della città di chi l'ha votato, stamattina deve votare i rinvio del bilancio e deve regalarlo all'ordine del giorno. Grazie. Se non ci sono... Mi si chiede una cosa di